Buongiorno a tutti e a tutte. Sentirete un po' di vento, un po' di venticello e questo silenzio surreale. Dove sono? Sono ad Illica. Qui c'è la nuova casetta su ruote. Illica è un borgo, un piccolo borgo. Era un piccolo borgo, facente parte del comune di Accumoli. Siamo in provincia di Rieti, vicino ad Amatrice. Credo che abbiate già capito che siamo in un territorio devastato dal sisma. Vedete, mentre però noi camminiamo e vi faccio vedere queste immagini, certo che nella nostra testa pensi alla devastazione, alla distruzione, insomma, noi abbiamo le immagini dei telegiornali, delle varie maratone di Mentana, no? Dove ti fanno vedere le case distrutte. Sapete che cos'è quella lì davanti? Quella è l'unica cosa che è rimasta in piedi del paese. Quella è la fontana del paesino, del borgo. E queste che vedete erano la pavimentazione in porfido della piazza. Quando vedi questo, la tua mente comincia a capire un senso di devastazione che arriva da un terremoto, da un sisma. Illica è un borgo di 20 persone, ne ha persi 5, e sono questi 5 angeli che vedete qua. Sapete che cos'è quella casa? Beh, scendiamo un po' in basso e cerchiamo di capire. Questa è una delle vie del paese, era l'accesso principale per arrivare in piazza. Ma la mente non riesce ancora a capire l'entità del sisma fino a quando non comincia a vedere quello. Sapete cosa sono quelle davanti lì? Quelle terrazze? Sapete che cosa sono queste piastrelle? E quella presa elettrica? Questa era la cucina, una casa che aveva l'ingresso lì. Questa è la porta con l'androne, la sala. Ecco, quando percepisci questo, quando il tuo cervello comincia a capire, a ricostruire che lì c'era un muro, che questa era la parte che dava sulla strada, che qui c'erano altre case e quelle sono le macerie, capisci la devastazione dove arriva. Capisci cosa vuol dire quando ti dicono abbiamo perso tutto. Quello era il cancello d'ingresso e così ce ne sono tante altre. In tutto questo ovviamente lo Stato non c'è. C'è un senso profondo di abbandono che va al di là del fatto di dire qualcuno ci deve aiutare. Io non so come la pensiate, ma personalmente credo che invece di fare tante donazioni ai famosi SMS, ai famosi oratori, perché non mettete budget di fare 5 giorni, una settimana di vacanza? In queste zone dove è pieno di boschi, dove si può camminare, dove si può fare escursioni, dove si possono vedere luoghi come Norcia, dove si possono mangiare piatti come la matriciana. Ecco, vuol dire dare un segno concreto alle persone che abitano qua, che sono rimaste qua. Perché è troppo facile l'istinto di scappare via non vedendo più nulla. Questa era la tua casa, quello era il muro. Il camper è parcheggiato nella cucina. Di quei signori che vedete adesso lì, dopo il camper, dove hanno aperto un B&B, sfruttando i container dove hanno dormito per mesi, hanno ricostruito uno chalet di legno, i container sono diventati di B&B.
e ci sono quattro piazzole per il camper con un bagnetto. Sapete quanto costa dormire la coppia nel loro B&B con la prima colazione e la cena? 30 euro. Certo, ragazzi, non è abbastanza chic, ma credo che sia abbastanza chiaro che qui ci sono persone che non hanno più nulla della loro esistenza e forse tocca a noi, che siamo più fortunati, dargli una mano. Iniziamo il nostro viaggio dal lago di Campotosto. Siamo in Abruzzo, quello che vedete è una delle mete più gettonate dell'estate. In inverno è il paradiso per chi vuole fare la libera. Le immagini che vedrete sono quelle fatte durante un'escursione proprio partendo dal lago Secco, dal B&B dove ho soggiornato e dove c'è anche una sosta camper. Sì, questo che vedete è l'Appennino. Certo, fa un po' impressione vedere che non ci sia neve durante il periodo invernale, ma il paesaggio è, come vedete dalle immagini, molto, molto, molto accattivante. Intanto vi devo dire che se da un lato ci affacciamo verso l'Abruzzo, dalla parte opposta ci affacciamo verso il Lazio e poi in fondo invece vediamo la parte delle montagne dell'Umbria e la parte delle Marche. Il paesaggio è suggestivo. Beh, insomma, è vero che non c'è neve, però godiamoci questi 14 gradi, tant'è ce n'erano, durante questa giornata, non nitidissima, ma piena di colori, di questo oro che voi vedete per terra. Lo vedete nella terra, lo vedete nella stessa vegetazione. Il lago di Campotosto è una delle mete più gettonate nel periodo estivo, ma da qua in realtà si arriva proprio a piedi, sino alle località più vicine, che possono essere da Amatrice fino ad arrivare ad Accumoli. Sì, tutto attraverso sentieri, tutto attraverso buone gambe e devo dire che sono anche ben segnalati, molto ben segnalati i sentieri. In tutto però basta appoggiarsi a delle guide locali e dal B&B Lago Secco parte proprio la guida specializzata che vi porta lungo tutti gli itinerari. Itinerari che sono fattibili sia per i bambini sia per gli adulti, non necessitano di un'attrezzatura specifica, è sufficiente un buon paio di scarponcini da montagna, due racchette, zaino e acqua, mi raccomando, che sono condizio sine qua non per girare in montagna, per farsi un buon trekking. Per quanto riguarda la durata di questi sentieri, possono variare dal minimo di 20 minuti fino a rifare anche tutta la giornata di trekking. Per chi è abituato alle Alpi, qui i paesaggi sono diversi, sono molto più dolci, sono queste lunghe distese di montagne che non superano mai i 2000-2300 metri, ma che garantiscono una vista, una visuale più ampia rispetto a quella che può essere di una pendio che si affaccia sulle Alpi, di una valle che per chi ama vivere le Alpi del nord Italia, vedrete bene che i paesaggi sono completamente differenti. Gli spazi sono più aperti perché qui le montagne sembrano dei grandi panettoni, è proprio la loro dolcezza che straborda in ogni angolo, in ogni pendio, in ogni sentiero che voi percorrete. Fauna e flora ovviamente sono protette perché siamo all'interno di un parco nazionale. Spesso il parco nazionale confina quello dell'Abruzzo con quello dei Monti della Laga. Qui vedete la guida e la proprietaria del B&B Lago Secco. Ecco, il B&B Lago Secco è una delle soste nelle mie scelte. Intanto è superfluo dirvi che si mangia molto, molto, molto bene. Si parte direttamente dal B&B e si raggiungono rifugi, sentieri, come vi dicevo. Il B&B è aperto tutto l'anno e lì vicino, poco più in alto, ci sono quelle che andiamo a scoprire. Guardate e sentite attentamente. Si chiamano carbonare, ma ci facciamo spiegare direttamente dalla proprietaria del B&B che cosa sono. Ciao a tutti, io resto qua dietro, eh. Lei è la nostra guida. Che cos'è questa? È una carbonaia, è una struttura tipica per creare il carbone vegetale.
Si parte da una struttura molto piccola a base quadrata dove si incrociano dei legnetti, si arriva fino a più o meno 1 metro, dopodiché si comincia a mettere tutto intorno tutto questo legname così sottile. Questi legnetti così si cominciano a mettere intorno, poggiati uno a fianco all'altro, e si ricopre tutta la struttura e si lascia una piccolissima apertura in cima Un dove poi comignolo esce tipo il piccolino. comignolo. Poi va ricoperta tutta questa struttura fatta così in legno, va ricoperta con la terra, il fogliame, e poi viene fatta accendere, si accende. E va fatta bruciare molto lentamente, ma senza far passare l'ossigeno, Per perché autocombustione. per autocombustione va. E per bruciare una struttura del genere ci vogliono dai 3 ai 5 giorni. E E si crea la carbonella. si crea la carbonella comune che si usa nei barbecue. Certo. Poi piano piano si comincia a smontare, si aspetta che si raffredda e poi si prendono tutti i pezzetti di legno Ne escono che ne fuori. escono fuori, si mettono nei sacchi e Si si chiama portano. carbo Carbonaia. carbonaia. Noi dove siamo in questo In momento? questo momento qui siamo a Poggiodavi, che è una delle frazioni del comune di Accumoli più alta, che sta a 1100 metri, E per intenderci, quelle montagne lì sono le Marche, Sì. davanti qua dietro c'è Castelluccio e di qua c'è il Lazio, dico bene? Sì, e poi dietro di qua c'è l'Abruzzo. E di lì l'Abruzzo, proprio nel crocevia Quindi delle siamo proprio quattro nel regioni. crocevia delle quattro regioni. Ovvero, però Siamo. qualcuno mi chiederà, ma chi è questa signora? Chi è? Allora, lei si chiama Clementina, la trovate nel B&B Lago Secco. Secco. Illica. Provincia di In provincia di Rieti. Rieti, siamo poco distante da Cumuli e Da Accumoli e da Amatrice. da Amatrice. Va bene, basta, noi poi ci vediamo dopo, eh. Voi rimanete lì, io sono qua dietro. Grazie. Allora, Clementina è la proprietaria di quello che vedete, il B&B Lago Secco ad Illica in provincia di Accumoli. Ci sono queste casette, queste mobil home e tutto è all'interno di un territorio che Clementina e la sua famiglia hanno realizzato. Quello che state vedendo adesso, vabbè, lei è la mascotte, superfluo dirvi che gli animali sono benvenuti e questa è l'area comune dove si può mangiare tutti insieme, dove si può consumare pasti, c'è il camino, c'è la cucina e c'è il bar dove poter fare colazione. E lì in fondo, come vedete, proprio le soste per il camper, roulotte e tenda. Abbandoniamo il B&B Lago Secco e ci spostiamo e andiamo a scoprire un'altra nuova sosta camper. Vi ho detto che ce ne sono parecchie. Siamo all'azienda Casale Nibbi. Qui la sosta camper è gratuita, producono mele buonissime, le chiamano brutte ma buone. Il succo di mela e uno yogurt fotonico, ragazzi. La sosta camper è gratuita perché Amelia dice così: voi siete benvenuti. Se volete, io vi faccio conoscere la mia azienda e i miei prodotti, ma non vi è obbligatorio consumare o acquistare i nostri prodotti. La natura delle persone che vivono in questa terra devastata, il coraggio di rimanere, la voglia di credere nella propria azienda, a me personalmente hanno regalato tanto. Fa parte di quell'arricchimento personale. Ora ascoltate delle parole di Amelia. Perché Amelia e suo marito sono persone che ti trasmettono la passione per il proprio lavoro, per la propria azienda, per i propri prodotti. Ci ha accompagnato nella stalla e sentirete tra poco spiega esattamente come avviene la mungitura. Queste servono per mungere. Allora, questo è un robot di mungitura. Praticamente è la tecnologia più avanzata che al momento c'è per mungere queste vacche. Prima le vacche venivano in due ondate, diciamo, ogni 12 ore, entravano qui, si mettevano tutte insieme e c'era l'omino che gli metteva sotto la mungitrice, ok? Con questo fanno da sole, cioè loro quando hanno voglia, necessità, bisogno, entrano. Adesso bisogna aspettare soltanto che il sistema riparte perché c'era il lavaggio generale.
e la macchina in generale ferma tutta. Adesso questa va, loro sono tutte in attesa, no, ok? C'hanno, diciamo, in tutta la giornata 20 minuti di sosta. Laga, 20 minuti di sosta. Dopodiché hanno una piccola razione di cibo, altrimenti, diciamo, non si invoglierebbero pure se hanno bisogno, ok? Il robot la riconosce la vacca, perché mi ha detto che deve essere muta, cioè se non sono passate almeno 6 ore riapre il cancello e la manda via, che non sarebbe un giorno, non va bene. Dopodiché inizia prima il lavaggio, quindi passa sotto ogni mammella e lava, fa una doppia pulizia. Fa una doppia pulizia, acqua calda, aria compressa e tira via le impurità. Mi ci metto un po', perché lo fa due volte questo. C'ha una telecamera 3D che va a cercarsi dove, dove inserire il lavaggio. Non è scontata, ma forse è necessaria. Le vacche fanno latte solo dopo che hanno partorito, ok? Non c'è un altro metodo, è come le donne. Io non ho mai partorito e non ho mai fatto latte, ok? Però non è una cosa scontata, cioè mi rendo conto che alcuni non pensano che queste fanno latte al gogo. No, non è così. Quindi lì c'è il flusso del latte che esce e l'aspettativa che c'ha per ogni mammella. Dopodiché, una volta fatto questo passaggio, disinfetta la mammella, leva la mungitrice, questa esce e arrivano le altre. La cosa più bella è che spesso arriva l'ultima, tipo la vecchietta alle poste, queste stanno tutte in fila buone buone, quella che vanno a cucinare, allora lei prende. ricche tracche, arriva là davanti, le scaccia via tutte e entra lei. Ecco, queste già stanno a piedi, già stanno a farlo. No. Ma da dove riescono? Vabbè. Tu sei un percorso idea. Dall'altra parte della sala, rientrano da lì e poi possono chiudere qua. Se vogliono riandare in là devono per forza fare questo. Siccome loro qui hanno solo le cose verdi da mangiare, la nostra insalata, i nostri spinaci, però solo il verde, ok? Di là c'hanno pure la roba buona, quindi se loro vogliono mangiare devono per forza passare. Se non passano il computer avviso Giuliano sull'indiano di ieri sera, guarda, questa vacca non è passata perché c'è avuto un problema, è cascata il computer, è scivolata, sta male. Prima tu ti accorgevi che la vacca stava male solo quando ormai era stremata, adesso te ne accorgi perché se non passa, viene qui vuol dire che qualche problema ce l'ha, ok? Il latte, una volta che entra dentro quell'armadietto, gli fanno delle analisi. Le analisi è per vedere se hanno un processo iniziale di mastite, se hanno un principio di febbre. Non è un problema per il prodotto, ma è un problema per la salute della vacca. Cioè il prodotto rimane sano, però da lì si accorgono alcuni parametri. Oh, non è inusuale trovare lei che è una golosa impressionante, e guardate, io a mio parere è veramente buffa, è riuscita a rompere il sacchetto delle crocchette e ci infila dentro il muso. Non è inusuale trovarla così, eh? Oh, lasciamo Amelia e lasciamo l'azienda agricola e ci dirigiamo nelle montagne sopra l'azienda agricola. Qui siamo proprio al confine con le Marche. Oltre questo pendio ci sono le Marche, lì c'è la famosa fioritura di Castelluccio, proprio la parte della valle dove viene la fioritura. Alle spalle troviamo l'Abruzzo con il mare, a sinistra troviamo il Lazio e infine, nelle parti ancora più lontane, le montagne dell'Abruzzo. Questo è uno dei territori che innegabilmente io ho amato da subito, da quando sono arrivato, per il silenzio, per la tranquillità e per i ritmi di vita e l'ospitalità che le persone hanno. C'è sempre in fondo ai loro occhi
un qualche cosa che è paura, un qualche cosa che è l'averti portato via tutto in meno di 2 minuti. Però poi c'è un sorriso, che è quello di crescere, di voler rifare, di voler andare avanti. E questa è la cosa che probabilmente ti conquista di più. Tutto quello che vedete si può tranquillamente raggiungere a piedi o con le ciaspole o con il fuoristrada, come vedete, basta chiedere alle aziende agricole e tranquillamente potete salire lungo i pendii e godervi questi paesaggi. Questi sono laghetti dove all'interno c'è un bioclima che serve per riprodurre una specie protetta, ma in realtà, come vedete, infatti sono recintati, in realtà potete raggiungerli tranquillamente a piedi attraverso dei sentieri e scavallare, se vogliamo, dall'altra parte dove si trova proprio la piana con la eccola lì in fondo, con la fioritura di Castelluccio. Sono stati 4 giorni sicuramente di buona tavola, di persone molto divertenti. Come? Non ci credete? Buona tavola? Guardate da dove mangiavo la pasta. E poi innegabilmente qui puoi vivere bene la sosta libera col camper, ma non soltanto, anche in strutture, perché è proprio il desiderio di andare da loro, a casa loro, e anche semplicemente di darle un abbraccio forte.